Chi è a favore? Chi è contro? Quindi passiamo direttamente al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, bilancio pluriennale 2013-2015, relazione previsionale programmata 2013-2015 con tutti gli allegati previsti dal bilancio di previsione. Quindi pongo a votazione questo punto. Chi è a favore? 11. Chi è contro? 1. Consiglio approvato. Allora, con noi il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, ha appena approvato il bilancio. C'è stata anche una discussione politica alla luce di queste dimissioni del vice sindaco e assessore ai tributi al bilancio, Giovanni Agravitolo, e anche alle dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici, Gian Grande. Quindi una verifica politica da effettuare. Qual è il commento sul bilancio, il commento sulla verifica politica? Il bilancio politica? È stato approvato da tutta la maggioranza in modo granitico, che ha dimostrato senso di collaborazione e senso di coesione rispetto a un progetto politico. Rispetto alle dimissioni degli assessori, sono dimissioni che riguardano anche gli organi di loro stessi partiti, ma io già avevo preso un impegno con tutte le forze politiche, con i gruppi politici che mi sostengono, che dopo l'approvazione del bilancio si faceva una verifica politica per vedere tutto il percorso amministrativo che abbiamo fatto e cercare di migliorarlo. Quali sono le ipotesi in campo su questa verifica? Quando si iniziano le verifiche politiche si sa dove si inizia, non si sa dove si finisce. Sono aperto a tutte le qualsiasi tipo di soluzione, sapendo che tutti i partiti sanno in modo preciso e chiaro che io non interverrò nei loro partiti, nel senso che ognuno avrà mani libere se per caso o confermare o rinnovare o eventualmente sostituire l'esecutivo, l'assessore in giunta, perché la giunta viene formata da una squadra, una grande famiglia che dopo un anno ha fatto una verifica e poi i partiti mi indicheranno. Quindi questa verifica passerà attraverso un azzeramento oppure un azzeramento totale? No, gli assessori mi daranno, chiederò la settimana prossima la loro dimissioni che saranno date alla... Quindi si procederà con l'azzeramento? No, con una verifica politica che loro mi daranno le dimissioni in mano. Poi inizierò un giro di consultazioni con i partiti, una riunione di coalizione e poi si deciderà se per caso confermare le deleghe o eventualmente le deleghe saranno distribuite e poi in base a questo eventualmente se riconfermare oppure no gli stessi assessori oppure sostituirli. Quindi ci potrebbe essere diciamo un azzeramento parziale? No, ma vi ripeto, può essere o parziale o totale, oppure non ci sarà proprio una sostituzione. Tutto dipende effettivamente dai ragionamenti politici, dagli obiettivi politici programmatici che ci... Cioè, quindi potremmo assistere anche a una riconferma di tutti gli assessori? Sono aperto a tutti i tipi di soluzione, perché l'esecutivo, anche con le dimissioni degli assessori, hanno sempre dato sostegno al sindaco in tutto e per tutto, e quindi non è che ho un problema politico nei confronti degli assessori. I problemi si risolvono proprio nei loro casi, quindi dopo partiti, e poi eventualmente ci sarà un ragionamento globale dell'intera coalizione. Grazie. Grazie a voi. A me mi piace il blues e tutte le giorni già cantando, che sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò.